Ora ho capito perché tenevi tanto a quel ragazzo. Ma non rimuginare troppo, Hook. Gli eventi finalmente volgono a nostro favore. Quando Starkey avrà finito con la figlia del capo, lei scioglierà tutti i nostri dubbi, come per incanto. No, non parlerà, non adesso. Vedrai. Starkey non va sottovalutato. Questa è la colonia degli spiriti del bosco. Accerchiata da montagne inespugnabili. Quindi non resta che la stretta gola del villaggio dei Co. Sono 15 metri. La oltrepasseremo. No. Ci avranno sotto tiro. Non se porteremo la loro principessa come ostaggio. È un rischio comunque. Beh, è un rischio da correre. Partiremo alle prime luci. Tieni pronti 10 dei tuoi. Sono io il comandante e decido io cosa è meglio fare. Chiudi la bocca e ascoltami! Ora che la sfera è in mio possesso, voglio tornare a Londra, ma non prima che il potere della polvere di roccia mi scorra copioso nelle vene. Diventerò un dio fra gli uomini. Affermerò la mia supremazia su quella stessa casta che mi ha relegato ai margini dell'East End. Un risarcimento fin troppo atteso. A te la scelta, mia cara. Restare al mio fianco e godere a piene mani dei doni che potrò offrirti, oppure rimanere qui e regnare su un mondo di morti viventi per l'eternità. Ora sei come noi. Dove mi trovo? Nel mio regno. Tu parli la mia lingua? No, io comunico con la mente. Il pensiero ha un suo linguaggio. La polvere ti consente di ascoltarci e comprenderci. E dov'è Aya? L'hanno presa i pirati. Calmati, Peter. Gli anziani ti hanno chiuso la ferita, ma non sei ancora guarito. Ci vorrà tempo. Muoio di freddo. I tuoi abiti sono pronti, rammendati con la nostra seta. Vieni, il gran consiglio degli anziani del regno ti aspetta. La tua razza rappresenta una minaccia. Per questo chiediamo il tuo aiuto. Trova la sfera magica e portala a noi. Ce ne serviremo per liberarci della tua gente. I tuoi nuovi poteri ti aiuteranno. Poteri? Chiudi gli occhi, Peter. Respira. Libera la mente. Immagina di galleggiare in un mare tiepido, in una dolce deriva, leggero e felice. Così felice da non sentire l'acqua sotto di te. Solo una calda brezza che ti porta in alto. In alto. Ah! Ah! Cado! Ah!
Peter, lasciati andare! Richiudi gli occhi! Peter, respira e abbi fiducia in te stesso! Bravo! Apri la mente! Le nuvole ti sfiorano e il vento ti accarezza il viso! Il vento è il tuo amico, Peter! Il vento ti sostiene! Apri gli occhi adesso! Com'è possibile? È tutta opera tua, Peter! La polvere ti dà il potere, ma sei tu che devi controllarlo. E come? Col tuo cuore. È il tuo coraggio a sostenerti, ma se dubiterai di te stesso, tutto finirà. Guarda in basso, Peter. Il nostro mondo soffre. Salvaci, portaci la sfera magica e aiutaci a fermare questo scempio. Ma perché io? Perché il tuo cuore si è conservato puro. Una dote che abbiamo in comune. Tu hai fede. Attraversare quella gola è solo uno spreco di tempo. Rischieremo di farci ammazzare. Il tuo eroico coraggio non cesserà mai di sorprendermi, Starkey. Quel burrone sarà la nostra tomba. Allora resta qui e rammendati i calzini. Che ti è successo, Liz? Sono i miei abiti migliori, quelli che stai indossando. Ora sono i miei. Avrei dovuto liberarmi di te subito. Perché non ci provi adesso? Quella è un'arma da vigliacco. Morire di spada mi darà maggior soddisfazione. Tieni. Usa la mia se vuoi. Guarda la tua ciurma. Vedi qualcuno disposto a correre in tua difesa? Due secoli sulla stessa nave e a nessuno importa se il vecchio Starkey finisce in pasto agli squali. Ora sei mio. Ficcatelo bene in testa. È magnifico! Diano, lasciati guidare dal vento. Peter, segui la brezza. Sei troppo veloce, controlla il respiro. Lento e regolare. Ti sei fatto male? Peter? Peter? Boh! Scherzetto! Piantala di comportarti come un bambino. Io credevo di piacerti proprio per questo. Devi riposare. La tua guarigione richiederà tempo. Non ho tempo, devo andare. Aya e la mia banda mi aspettano. La tua banda? I miei amici. Devo trovare la sfera e riportarli a casa. Non sei ancora pronto. È quasi notte, non possiamo procedere al buio. Sarà meglio accamparsi. Di casa, giuro che tornerò a prendervi.
Come torneremo? Legate la scuola! E adesso eccoci qui, ovunque sia questo qui. Scappa! Per tutti i diavoli! Salva la mia anima dalla dannazione eterna. Non trascinarmi con te nelle fiamme dell'inferno. Oh, misericordia divina, uno spettro! Che le mie preghiere possano darti la pace che stai cercando. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Che vuoi, anima dell'inferno? Cerco la sfera dell'alchimista. Dammela. E ti risparmierò la vita. Nessuno sa dov'è, tantomeno io. Il capitano la tiene al sicuro sulla costa. Sciogli la lingua, pirata, se non vuoi che te la trasformi in un pendaglio. Aspetta, non la volevano tenere qui perché è troppo delicata. L'hanno sepolta non so dove, sul picco del toro. Chi? Loro, il capitano Bonnie e Jimmy Hook. E tu non hai la minima idea di dove sia? L'hanno portata via nel cuore della notte. Te lo giuro sulla mia vita. Loro sono gli unici a sapere dove è nascosta, davvero. Va bene. Dammi la giovane indiana e avrai salva la vita. Oh, misericordia, no! Non fermatevi, andiamo! Ci siamo, la gola è questa! Sì, ma il villaggio è ancora molto lontano! È un tratto non sorvegliato, se attraversiamo ci arriveremo facilmente! Non è sorvegliato perché in questo punto fanno il nido gli scorpioni giganti! Allora useremo la dovuta cautela! Preferisco qualche insetto a un esercito di indiani infuriati! Sto provando! Vieni ad aiutarmi, presto! Questa è opera di un coltello! Come ci sei riuscito? Che succede? Sto bene, tranquilla. È la polvere di roccia. La vedo, ce l'hai sul viso. Aspetta qui. Tornerò e ci arrampicheremo insieme. Da dove arrivi tu? Dal regno dei morti. E come sei sopravvissuto? Ho ottime conoscenze ai piani alti. Santa madre di Dios! Guarda il suo viso! È la polvere di roccia! Sei stato salvato dagli spiriti! E tu sei diventato un pirata. Voglio la sfera, Jimmy. Dove l'hai nascosta? Parla! Questo non te lo dirò mai! Minacciarmi non ti servirà, Peter! È vero. Posso ottenere di più dalla tua bella, giusto? Tu non sei un assassino! Ferma! La gente cambia, Jimmy! Ah!
Ora taglio la fune e tu farai un bel volo. Un bel volo nel vuoto. So che è sul picco del toro, ma il punto esatto... Dov'è? Rispondi! Aspetta! Non issare adesso! Ancora un momento! Fermo! Ah! Beh? Ci mettiamo d'accordo, Jimmy? Adesso tirate! Dobbiamo portarlo con noi! Sai il segreto della polvere di roccia! Sapevo che il loro potere non era inafferrabile. Andiamo, svegliati. Apri gli occhi, piccolo. Dimmi che altro sai fare oltre volare. Il potere cresce dentro di te, vero? Si nutre e prospera in te. Lo voglio sapere, dimmi cosa senti. Avanti, dimmelo. Su, parla, come ci sei riuscito? Come ci sei riuscito? Che hai fatto? Dimmelo! È sempre più debole. Sanguina, la ferita si è riaperta. Io ho provato a medicarla, ma è stato inutile. Lo voglio! Ora basta, Hook. Da quando sei qui ho già perso 11 dei miei uomini migliori. E per cosa? Per un'impresa folle e disperata. Ci aiuterà Peter adesso. Peter potrebbe non rivedere la luce del giorno. È finita. Ormai non incanti più nessuno. No! Starkey! Tienilo in vita. E rimani in attesa di un nuovo ordine. Jimmy l'ha riportato sulla nave pirata. Credo di sì. Mi dispiace. È tornato con loro. L'hanno salvato dallo scorpione, quindi evidentemente lo vogliono vivo. Sono per voi. Io non metto quegli stracci. Figuriamoci io. Perché no? Sempre meglio dei nostri. Dobbiamo salvare Peter, come lui ha salvato noi. Non essere stupido. Vuoi fare la fine di Rosso? E tu vuoi che la faccia Peter? Tiriamo fuori un po' di coraggio. Quei due fanno una bella coppia, dammi retta. Peter ha sempre sognato di stare gomito a gomito con Jimmy. E ora il sogno si è avverato. Senza di lui siamo perduti. No, siamo al sicuro. E chi sarà il capo adesso? Tu? Ottima idea. Non sei all'altezza. Staremo a vedere. Domani guiderò la caccia al coccodrillo. E quando porterò il mio trofeo al villaggio, gli indiani mi faranno fratello di sangue e anche tu mi dovrai il rispetto che merito. Ti sei iscritto alla caccia? Fatti avanti, dimostra quanto vali.
Ragazzi, dov'è andato Ricciolo? Cialdo. Sciala ha qualcosa per te. La prima volta che lui affrontò Sho, ebbe molta paura. Fuggì dal villaggio e non vi fece ritorno se non dopo molti giorni. Quando tornò, io gli dissi: la paura è buona. La paura è parte di noi. Ma la vergogna lo rendeva sordo. Oggi tu hai permesso a Shial di mostrare il suo valore e il suo coraggio davanti a tutti noi. Di questo lui ti è molto grato. E vuole darti in dono il dente d'orso di suo padre. Un po' meglio? Come siamo arrivati qui? Liquore di bacche. Più dolce a dirsi che a bersi. Ho sfidato l'equipaggio a una gara di resistenza. Le emicranie si sprecheranno oggi. Cos'è successo? Beh, a quel punto, sai, è stato facile. Ho calato una scialuppa in mare. No. Volevo dire, cos'è successo a te? Ho aperto gli occhi. E la tua fidanzata? Troverà un altro stupido su cui allungare le sue belle manine. Ho capito tutti i miei errori. Ho
Adesso non desidero altro che condurti sano e salvo a casa. Ti prometto che sarà tutto come una volta. Tieni. Sì, è un po' gommoso, ma tutto è buono per chi ha fame. E adesso? Recuperiamo i ragazzi. E dritti alla caverna del Picco del Toro prima che Bonnie scopra la fuga. Quale caverna? Un luogo strano. Un labirinto. Un posto perfetto per nascondere la sfera. Sei pronto a tornare a casa? Prontissimo. Puoi camminare? Sì, certo. Almeno credo. Da che parte? Dillo tu a me. Dov'è la tua banda? Di qua. Jenny è stata la donna più bella che abbia mai incontrato. Come l'hai conosciuta? Al Granville. Io commerciavo in armi, ero rispettabile, stimato. Lei calcava le scene. I migliori teatri del West End, intendiamoci. E invece mio padre? Lui è venuto dopo e me l'ha portata via. Mai avuto rancori. Sapevo che lei era troppo per me. E lui com'era? Guardati allo specchio. Davvero, gli assomiglio? In te ho sempre visto tua madre. Ma ora è lui che vedo. Perché finalmente sto crescendo. Che gli è successo? So solo che è morto prima della tua nascita. Mi sono messo sulle tracce di Jenny e sono approdato alla casa di lavoro dei poveri. Ma con 5 anni di ritardo. E al suo posto hai trovato me? Il mio premio di consolazione. Quando torneremo? Sarà come ai vecchi tempi, vero? Faremo squadra io e te, a Londra. E poi non devo più arrampicarmi sui tetti. Ho imparato a volare ormai. Hai ragione, quello sarà un bel vantaggio. Shh. C'è una vedetta su un albero a circa 50 metri. Come lo sai? L'ho fiutata. Non vedo solo con gli occhi adesso. Che altro sei in grado di fare? Shh. Continuiamo di qua. Da fuori non si direbbe, ma dentro è enorme. Passa attraverso tutta la montagna. Non è molto lungo, ma è buio pesto. Servirà una torcia. No, farò luce io. C'è una guardia per ogni lato. Solo una? Sì, ma possono diventare 20 in un attimo. È meglio che vada avanti io, gli spiegherò la tua presenza. Ciao. Peter? Sì, sono io. Sono Peter. Oh! Che stai facendo? Lasciami! Sei impazzito, sta fermo! Era l'unica guardia quella? Ce n'è un'altra alla fine del passaggio. No, lei non deve saperlo! Mi dispiace, Peter. È per il bene di tutti. Perché l'hai fatto? Perché era l'unico modo per farti collaborare. Tu sei ancora un bambino e ci sono cose che non puoi capire. Come tradire gli amici? Io voglio quello che hai avuto tu, nient'altro. Repentino e inaspettato riscatto. Ho fatto male a dubitare di te. Agiremo in fretta e con precisione. Saremo fuori di qui prima che se ne accorgano. Io mi fidavo di te. Hai fatto la cosa giusta, piccolo. Ti prometto che andrà tutto per il meglio. Hai la mia parola. Forza, andiamo! Non avrei mai immaginato una tale meraviglia.
Ma dove sono? Guarda lassù. Procedete. Che stanno facendo? Non vogliamo farli avvicinare troppo. No! Ora, Starkey! No! Li state sterminando! Se non si fossero avvicinati, non sarebbe accaduto. Sei un mostro! Fermo! Sta fermo! Lasciami! Sta zitto! Dove si trova la polvere di roccia? Senti. Quello che è accaduto non si può cancellare, ma quando otterremo ciò che vogliamo, torneremo per sempre a Londra. Non capisci? Il modo migliore per liberarti di noi è darci quello che ti abbiamo chiesto. Giuri che te ne andrai per sempre. La polvere è nella sorgente. Oh. Come si tira fuori? Ci si immerge. Fatemi spazio. Tienilo! Vieni, Hook. Non sarai più lo stesso. Il mio sogno si è finalmente avverato.
Dov'è finita? Cos'è successo? Non lo so. Ha fatto la stessa cosa che ho fatto io. Solo parla, che... piccolo demonio! Gli spiriti del bosco erano qui e intonavano una nenia. Sei il degno figlio di tuo padre. Compiaciuto, borioso, arrogante. La stessa diabolica astuzia camuffata da ingenuità. Ma cosa dici? Non capisco. Credi davvero che avrei subito in silenzio il suo affronto? Era la mia donna quella! No, non ho avuto rimpianti quando l'ho aperto in due come un cappone per il pranzo di Natale. Tu hai ucciso mio padre! È stato un duello leale! Ha avuto la sua occasione e ha perso! Allora perché mi hai preso con te? Perché amavo tua madre. E nei tuoi occhi vedevo i suoi. E come uno stupido mi sono illuso di poter cancellare la mia colpa allevandoti come un figlio! E non ho capito che stavo crescendo l'erede del mio peggior nemico! Tutti nella foresta! Quattromila anni persi in una sola notte. Mi dispiace, mi hanno imbrogliato. Volevi dar loro ciò che noi abbiamo dato a te. Hai permesso a quell'uomo e alla sua cupidigia di corrompere il tuo cuore innocente. Ho commesso un errore. Un errore che ci è costato molto caro. E tu pagherai per questo. Sei condannato a vagare per l'eternità senza alcuna memoria di te stesso, delle tue origini e di coloro che hai amato. La tua innocenza, la purezza che in te abbiamo ravvisato e in cui abbiamo creduto sia la tua unica guida, il tuo unico sostegno. E adesso ascolta. Proverai un senso di perdita. Pena, tormento, patimento, privazione, strazio, dolore, angoscia, debolezza, prostrazione, infelicità, avvilimento, struggimento, sofferenza, tradimento, cospirazione, miseria, amarezza, distruzione, castigo, affanno, fatica. Fermi! Ci può ancora aiutare? Non otterrete nulla in questo modo. Tormento, strazio. Lasciatelo in pace! Peter! Peter! Peter, stai bene? L'alchimista ti ha fatto dono di un grande potere e tu lo usi contro il tuo stesso popolo! Perdonami.
Quando mi arrabbio non riesco a controllarmi. Tu hai infranto un patto sacro e non sei più la benvenuta fra noi. Peter! È troppo tardi. Peter! Dit om la il kutajus long. Tu sei campanellino. Sag-utsayan, Peter. Laustigo na yan! No. La Ustigon, Aya Sharka. San Higots Ayan. Gonna watch the Peter. Al Sadak, he's gone. Bla 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 bla. Anch'io so blablare se voglio. Peter, stai bene? Ma è stato meglio. Questi chi sono? Perché siete vestiti così? Una festa in maschera, eh? Get sort. No! La Ustigon Gaun! Giù le mani! Ista Jonka! Com'è andata? Altri due morti, signore. E tre feriti molto gravi. Tutto grazie a te, Uk. Dal giorno della tua comparsa la sfortuna ci perseguita senza un attimo di pace. E sai, sono alquanto stanco di vedere gli uomini trascinati su e giù in qualunque direzione, tranne che in quella giusta. Hai mandato i migliori dei nostri a morte certa. Com'è che si dice? I più piccoli sono anche i più furbi, è così, no? Giusto? Forse è ora di verificare questa teoria. Senza di te saremmo un equipaggio più piccolo, ma anche molto, molto più furbo. Vai! I colpi sono solo due. Chi di voi cinque ne vuole approfittare? Vuoi essere tu, Starkey? Mi fermeresti? Se ne avessi il fegato. Se finora le cose non sono andate come volevamo, non dobbiamo mollare, ma metterci più impegno. Posso portare qui un intero esercito. Un esercito armato fino ai denti con granate, fucili, mitraglie, fuoco nelle vene! 50, 100, 1000 uomini, forse! E una volta sistemati gli indiani, non dovremo far altro che storcere a quegli stupidi insetti il segreto della polvere. E dove lo trovi tu? Un esercito bello e pronto? Nei bassi fondi di Londra.
Vi posso assicurare che i vicoli dell'Eastend sono pieni di uomini che darebbero un occhio della testa per fuggire da quelle fogne. No, 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 non lo ascoltate, ci sta prendendo tutti per il naso, come sempre. Sono favole, bugie, non capite? Se lo facciamo tornare a Londra, non lo vedremo mai più. Allora andiamo insieme. Cosa? Lui è l'unico che sa dove si trova la sfera dell'alchimista. È l'unico che sa come tornare da Londra. Vieni con me. Rimarrai strabiliato da tutti i piaceri che il mondo moderno può offrire. Non ne potrai più fare a meno, dammi retta. Non possiamo lasciarlo là sotto. Se anche lo liberassimo, poi che si fa? Scappiamo sui monti? E di che vivremmo? Moriremmo di fame. Peter non lo permetterebbe. Non è più Peter, per questo l'hanno buttato nel fosso, dai numeri. È anche un traditore. Ha portato lui i pirati nel passaggio. Gli indiani sanno sempre quello che fanno. 3 mesi fa, Tom, Ken e i suoi mi tesero un agguato in un vicolo cieco. Io ero solo contro 4 vigliacchi, armati di coltelli. Fatelo a fettine, ragazzi, disse Tom. Ero spacciato. Iniziai a fischiare la Marsigliese, il richiamo di soccorso. Avevo perso le speranze quando, d'un tratto, vedo spuntare Peter. Questa sì che è fortuna, disse Tom. 2 al prezzo di 1. Io ho guardato Peter e lui mi ha sorriso. Nessuna paura, tranquillo. Solo quel sorriso spavalto. Su, avanti, disse. Provateci e domattina vi manderemo 50 dei nostri a restituirvi il favore. Non ne sapevo niente. Non l'ha mai detto a nessuno. Voleva salvarmi la faccia. Noi siamo sopravvissuti a tutto perché siamo rimasti uniti. Ci siamo sempre spalleggiati, anche nelle peggiori situazioni. Credevo che questa regola qui non valesse. Ma mi sbagliavo. Peter! Atta! No, lasciami! Lasciami stare! Peter, siamo noi. Non vi conosco, mostriciattoli. Ora ti lanciamo una fune. Tu sai volare. Incredibile. Che cosa volete da me, indiani? Andiamo, Peter. Dobbiamo scappare da qui. Non se ne parla nemmeno. Se non mi dite chi siete, io non mi muovo. Lasciatemi! Tenetelo fermo! Allora proviamo un'altra volta. Ti chiami Peter. Sei nato e cresciuto a Londra. E sei un bravissimo truffatore. Se non mi liberate, il mio popolo ve la farà pagare cara. Si crede uno spirito dei boschi. Gli spiriti dei boschi sanno parlare, e da quando? Slegatemi subito! Lo dicevo che era una cattiva idea. Thank you.
Ciao, Peter. Avete fatto bene a mettervi con gli indiani. Ben Peter, tornato. Finalmente! Ci sei mancato. Forza, ragazzi, al lavoro. No ungwa hajus kat ugan. Siga hatko. Kayahal. Quassù siamo al sicuro. Dov'è Aya? A casa. Al villaggio, non ricordi? Voleva difenderti, ma erano troppo arrabbiati. E adesso che facciamo? Escluderai la via delle montagne, finireste in qualche dirupo. E la foresta è troppo pericolosa per voi, quindi dovete aspettare qui. E tu che farai? Ricordate quella sfera di vetro da Arbottles? Ho saputo che qui ce n'è una identica che ha gli stessi poteri. E dove si trova? Jimmy l'ha nascosta, dentro una caverna sotto il picco del toro. Ma io la troverò e la porterò qui. E come? Ci fai qui? Stavo per farti la stessa domanda. E tu ti fidi di lui? Di chi? Di Hook? Ma figurati, non lo perderò d'occhio, sarò la sua ombra. E se salta fuori che i 1000 soldati armati fino ai denti sono una delle sue fandonie? Torneremo senza di lui. Ci troveremo il picco del toro a dritta non appena doppieremo questa lingua di terra. Bueno. Vanno a prendere la sfera. Ci porteranno dritti al nascondiglio. E che facciamo? Gliela soffiamo da sotto il naso? No! Aspetteremo che la usino. E quando se ne andranno sarà nostra. Ma torneranno con uomini armati e spazzeranno via gli indiani. Se consegniamo la sfera agli anziani, forse ci perdoneranno. Ho capito, ma gli indiani? Con la sfera riusciremo a liberarci dei pirati. E comunque non è detto che siano fandonie. Te le immagini? Se la storia dell'esercito non è una balla, se davvero mette insieme 1000 uomini con pistole, fucili, bombe e tutto quanto... Beh... Ridurranno quei selvaggi in polpette. Li devo avvertire. Peter! Aya! I pirati vogliono usare la sfera per portare qui un esercito. E sterminarvi tutti. Allora, era solo una finzione. Tu non sei impazzito. Quale finzione? E chi è stato a mostrare ai pirati il nostro passaggio? Non sei stato tu? Mi hanno teso un tranello. Un tranello? Davvero? Non abbiamo tempo da perdere. Veleggiano verso il picco del toro. Devi radunare i guerrieri prima che sbarchino sull'isola. Io li terrò a bada per un po', però non posso combatterli da solo. Combatterli? E perché dovresti combatterli? Non sei anche tu un pirata? E noi, secondo te, dovremmo salpare sulle nostre canoe e pagaiare nell'oceano per permettere ai tuoi amici di fare il tiro al bersaglio? Tu mi credi capace di questo? Com'è andata? Facciamo a modo tuo. Saremo solo io e te. No, un bagaglio a testa, non di più, mi dispiace. Eravamo d'accordo che saremmo stati solo noi, Starkey. Vuoi provare a convincerli tu? Qui non c'è uomo disposto a rinunciare e a tornare a casa. Se in nostra assenza gli indiani prenderanno possesso della nave, non avremo più un posto dove stare. Senti,
Una volta che la sfera di Flood sarà in mano nostra, potremo andare e tornare da Londra a nostro piacimento. Organizzeremo dei turni e toccherà anche a te, Spugna. Io voglio andare adesso. Io a chi lascio il comando del galeone? Ah, me ne infischio. Senti, prometto che ti porto un regalino. Vediamo un po'. Una cassa di ottimo rum. Ti piacerebbe? È un budino alla frutta. Ne avrai a quintali. Aggiudicato. Ma non ti seguirò da solo, Hook. Io non sono stupido. Tu forse sai a cosa vai incontro, ma io no. Ti posso concedere 5 o 6 uomini, d'accordo? Non mi interessa chi scegli, ma ricorda, un uomo in più e ti puoi scortare questo viaggio. Muy bien. Ascolta. Che cosa? Non senti? Si qua, all'an. Kuuslu uhal kisha da a. Otoko. Che sta facendo, Peter? Tatligan. Non vi faremo niente. Siete nostri amici. Ma dobbiamo sapere cosa ha in mente Peter. Non dire una parola. È venuto al villaggio poco fa e mi ha detto che i pirati intendono attaccarci con armi prese dal vostro mondo. Vi avverto, se Peter mi ha detto la verità, corriamo tutti un terribile pericolo. È andato a cercare la sfera. Per riportarci a casa, non so altro. Dove? La caverna. Al picco del toro. Peter. Yet lad. White you. Peter Lon. Og Ayongang. Kilmits onangong. Angwa chimi nangwa sa. Jimmy a Londra trafficava armi. Chimi ningwa sai ana aya. Ha un compare all'arsenale che gliene può vendere in gran quantità. Granate. Perfino gas tossico. Gas tossico? Che cos'è? Avvelena il vento. Non lo vedreste arrivare. Vi soffocherebbe prima che ve ne accorgiate. Vogliamo bambini. Noi sappiamo combattere. Potreste esserci d'impaccio. Riprenditi questo, allora. Forza, salite. Che in gala!
Per tutti i diavoli. Equipaggio in coperta! Tutti ai cannoni! Occhi aperti. Madre de Dios, l'inferno sarà più accogliente. Dobbiamo solo aspettare che se ne vadano e la sfera sarà nostra. Signori, buon viaggio. No, mi dispiace. Non lo posso permettere. Cosa? In mezzo una volta di troppo. Aiuto! Aiutatemi! Forza! Dove corri? Vola, uccellino! Arrivi tardi, selvaggio Hook, se n'è andato, ma tornerà per uccidere tutti voi. Longhetto!
Hook è già sbarcato. Sono andati alla caverna. Seguiamo le tracce. Dove ti sei cacciato, moccioso bastardo? Non perdiamo altro tempo. Nelle strade di Londra ci aspettano armi e soldati. No! Dove si è cacciato? È sopra di noi. Può crollare tutto, non sparate più! Coraggio, Hook! Lasciamolo qui, andiamo! Dobbiamo prima liberarci di lui o lasceremo la sfera nelle sue mani! Sono passati da qui! Correte! Tienilo fermo! Vattene, campanellino! Parassita! Aiutami! Forza! Perché combattere fra noi? È ridicolo. Richiama gli indiani e i tuoi amici e uniamo le nostre forze. Un tempo eravamo una squadra e possiamo esserlo ancora, ma stavolta sarà tutto diverso. D'ora in poi saremo soci. Non è quello che hai sempre desiderato. Torna al mio fianco, Peter. Saremo allo stesso livello, due complici. Io e te insieme diventeremo i padroni di Londra. La mano che ha ucciso mio padre, Hook! Tu mi hai sempre mentito! Per tutta la mia vita! Fate attenzione, potreste colpire Peter! Torna coi piedi per terra! Eccomi al tuo livello! Ti posso battere senza alcun trucco! Ciao!
No, io non sono come te. Avanti, fallo! Sei uomo! Non lo farò. Dammi l'orologio, Hook. Abbastanza. Fammi passare! Peter. È caduto nell'acqua. Almeno credo. Dobbiamo saltare. Non abbiamo scelta. Di un po', vecchio mio. Se mai ne usciremo vivi, che cosa userai al posto della mano? Un uncino? Che c'è? Ora dovremo restare qui per l'eternità.
Cosa ne sarà della nostra banda? Un dono per il vostro coraggio. Pagaie! Grazie! Ho sempre sognato una pagaia. Da sola una pagaia non serve. Laggiù c'è una canoa che vi aspetta. Ora che finalmente il nostro arcipelago è libero dalla minaccia dei pirati, le acque sono più sicure. Grazie, Aya. Sentite anche voi? Sì. Peter! Peter! Ciao! Ciao, ragazzi! Come sei uscito dalla caverna? La sfera di Flood mi ha dato un passaggio. Un passaggio fino a Londra? Esattamente. E ho qualcosa per voi. Per pochino un Besser Ramanico nuovo di zecca. Un'edizione delle Notti Arabe per Tootles. Una bussola di precisione per Pennino. Ricciolo. Un'armonica. E per il gemello l'enciclopedia tascabile Foxton. In due copie. E un paio di scarpe nuove per tutti. Hai sentito? Ci sono anche le scarpe nuove. E dov'è la sfera? Sepolta sotto una tonnellata di terra, immagino. Ma allora come hai fatto a tornare? Sono stato dagli amici di Flood. Mentre non guardavano, gli ho preso la sfera e l'ho nascosta in un posto dove nessuno andrà mai a cercarla. Perché l'hai fatto? Ho promesso a un'amica di tener lontani gli estranei. Ma ora sei bloccato qui. Perché sei tornato? Che dovevo fare? Restare a Londra e lasciare a voi tutto il divertimento? Quale divertimento? Ma non capite! Non abbiamo ancora visto niente. Qui c'è tutto un mondo da esplorare. Un milione di isole. E per ogni isola c'è un'avventura che ci aspetta. E sapete qual è il bello? Non dovremo mai crescere. Possiamo fare tutto quello che ci pare. Vivere a modo nostro senza le menzogne e gli inganni degli adulti. Un mondo pulito abitato solo da bambini. Io vado a cercare un posto dove accamparci. Se siete con me, alzate la mano destra e gridate l'isola che non c'è. L'isola che non c'è! Peter! Guarda! Dov'è la tua ombra?